Buongiorno, oggi vediamo in GCAD come procedere a fare una quotatura di un disegno. Dal menu Home c'è la funzione Quota e inoltre c'è la possibilità di poter quindi andare a scegliere varie tipologie di quotatura a seconda dell'elemento che devo andare a quotare. Se io clicco su Quota, ad esempio, mi dà la possibilità di scegliere se fare una quotatura orizzontale, allineata, lineare, raggio o continua. Quindi innanzitutto, ad esempio, io seleziono O come orizzontale e mi chiede di inserire quello che è il primo punto e il secondo punto. Questo punto mi va a dare quello che è il mio valore. Dopo vediamo un attimo come poter andare a rappresentare poi quello che è lo stile della quotatura. Lo stesso discorso vale invece se io voglio utilizzare questo tipo di funzioni. Qua mi dà la possibilità diretta di andare a scegliere quello che tipo di quotatura. Ad esempio, verticale mi chiederà appunto automaticamente di poter inserire la quotatura verticale. Ovviamente lo stile sarà identico e mi dà la possibilità quindi di avere quella che è la quota di riferimento. Se voglio procedere a fare una quotatura allineata, io posso scegliere quindi di fare una quotatura orizzontale o verticale, indifferente, quindi dà la possibilità quindi di andare a fare una quotatura di riferimento. Ad esempio, qui possiamo attivare anche vicino oppure perpendicolare, mi dà la possibilità quindi di aiutarmi nell'inserimento. Fatto questo, andiamo un attimo nel menu Vista e andiamo a gestire quello che è lo stile dimensioni. Allora, da stile dimensioni della quotatura, io posso scegliere innanzitutto la dimensione della freccia, oppure se voglio o meno mettere un tipo di rappresentazione differente. Quindi, per esempio, senza freccia io vado automaticamente a togliere quello che è lo stile. Qui posso vedere tutti quelli che sono gli stili utilizzati. Andiamo un attimo a vedere lo stile utilizzato della nostra quotatura. Basta selezionare l'oggetto e andiamo a vedere che si trova sul stile ISO 25. Quindi andiamo su stile dimensioni, abbiamo selezionato stile ISO 25 e quindi scegliamo quelli che sono i vari parametri di riferimento. Lasciamo di default, però riduciamo appunto la freccia ad esempio a 0.5. Vedete, qui già l'anteprima mi ha permesso di ridurre quella che è la dimensione. Posso scegliere poi tutti i parametri riferiti alla linea, quindi posso inoltre scegliere quello che è il decimale in particolar modo, quindi altezza del testo, ad esempio andiamo a metterla a 1 e andiamo innanzitutto distanza dalla linea 0,6 ad esempio va bene. E posso scegliere anche quelli che sono i decimali dopo la virgola, decimali ad angoli, eccetera, eccetera. Quindi scegliere quello che voglio rappresentare all'interno del mio stile della quota. Clicco su OK, automaticamente vedete si è adattato quello che è lo stile della quota di riferimento. Se io posso andare anche nella vista stile quotature, posso quindi andarmi a ricreare tutta una serie di stili miei personalizzati, salvarli e applicarli direttamente poi alla mia quota. Come faccio? Semplicemente vado a selezionare la mia quota di riferimento e vado direttamente a scegliere poi lo stile da utilizzare, quindi stile della quotatura, vediamo un attimo, ok, ecco qua stile, vado a scegliere un altro tipo annotativa, vedete si è adattata di nuovo a seconda di quello che erano le caratteristiche della mia quota.